Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. Giovedì i funzionari della Banca Centrale Europea discuteranno di un aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto e la decisione potrebbe andare in entrambe le direzioni. È probabile che le dinamiche della riunione di Francoforte determineranno se i responsabili politici opteranno per il decimo rialzo consecutivo dei costi di finanziamento o se sceglieranno di fare una pausa. L'indice del dollaro statunitense ha registrato l'ottava settimana consecutiva di guadagni, mentre gli indici azionari globali hanno chiuso a leggero rialzo in vista dei dati chiave sull'inflazione statunitense della prossima settimana. La serie di guadagni settimanali dell'indice del dollaro è la più lunga dal 2014. L'Arabia Saudita rischia di subire una contrazione economica quest'anno in seguito alla decisione di estendere i tagli alla produzione di greggio, evidenziando la sua ancora pesante dipendenza dal petrolio, mentre le riforme per la diversificazione procedono a rilento. La coppia dollaro statunitense yen giapponese ha scambiato lateralmente in ultima sessione. L'indicatore Williams indica un'opportunità di selling. La coppia Bitcoin dollaro statunitense ha perso lo 0,3% nell'ultima sessione. L'RSI stocastico indica un'opportunità di selling. Il prezzo di dollaro australiano dollaro statunitense è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. L'RSI stocastico sta dando un segnale sell. Il West Texas Intermediate ha guadagnato lo 0,5% contro il dollaro statunitense nell'ultima sessione. Secondo l'indicatore Williams siamo in un mercato ipercomprato. Three Mobile Option degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 15.30 GMT. Asta di banconote a 6 mesi degli Stati Uniti alle 15.30 GMT. Asta di banconote a 3 anni degli Stati Uniti alle 17 GMT. Ordini di macchine e utensili del Giappone sarà rilasciato alle 6 GMT. Vendita al dettaglio con carte elettroniche della Nuova Zelanda alle 22.45 GMT, indice BSI sulle condizioni di produzione di grandi dimensioni del Giappone alle 23.50 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.